Dopo 40 anni torna la sfida tra rioni, a cui si aggiungono anche Pro Loco. Tutto è pronto per l'edizione 2022 dei Giochi Senza Frontiere. Come nella migliore tradizione del popolare format sportivo e ricreativo che ha fatto anche la storia della TV e dei costumi nazionali, domenica 4 settembre negli impianti di atletica Monti gestiti da Polisport si daranno battaglia all'insegna di gare e percorsi ad ostacolo e ripetizioni i portacolori dei rioni Graticole, Rio Secco, Salaiolo Latina, San Giacomo, San Pio, Mattonata, Prato e delle Pro Loco di Astucci, Celle, Cagnano, Lerchi, Casella Garavelle, Piosina e il comitato Pro San Secondo. È una manifestazione dove parteciperanno 12 rioni e Pro Loco. Ogni rione avrà 12 atleti, che sono suddivisi in uomini, donne e avremo anche 3 minorenni. Quindi parteciperanno tutte le età possibili. Allora, la manifestazione avrà inizio la mattina alle 8:30 di domenica. Partiremo con una cerimonia d'apertura dove ogni rione sfilerà con il proprio inno e dove ci saranno i ragazzi dell'IPD che faranno i portabandiere. E finita la sfilata cominceremo subito con i giochi alle 10:30, vediamo anche poi come procede la mattinata. Praticamente sono 10 giochi popolari, classici giochi popolari di una volta, tipo l'uovo, tipo la corsa al sacco. Ci sarà un gioco inventato da me con una carriola dove verranno trasportate delle persone, ci saranno giochi con dei ciambelloni salvagenti da mare dove la gente correrà, praticamente tutti giochi semplici che però porteranno sempre la competizione giusta. Sì, dato che questa manifestazione è 3 anni che l'abbiamo messa in piedi, ci hanno contattato proprio vedendo l'evento un rappresentante di Italia Gioca, si chiama, che praticamente ogni anno fanno una manifestazione nazionale di Giochi Senza Frontiere dove partecipano una società per regione. E dato che l'Umbria era rimasta scoperta, mi hanno contattato proponendo proprio l'opportunità di far partecipare il rione che vincerà questa edizione. L'ingresso all'impianto sportivo dove si svolgeranno i giochi sarà libero e tutto il ricavato della manifestazione, offerte, magliette dell'evento, verrà devoluto all'Associazione Italiana Persone Down, che sarà presente durante l'intera giornata con la referente Tiziana Pescari, insieme ad un gruppo di ragazzi dell'associazione che si occuperanno della sfilata iniziale e finale dell'evento. L'Associazione Italiana Persone Down si impegna da tanto tempo oramai per facilitare l'integrazione delle persone con sindrome di Down nella società. E quindi questa manifestazione non può essere che il fiore all'occhiello perché questi ragazzi saranno aggregati al gruppo sportivo e al gruppo dei rioni per fare i giochi e quindi saranno partecipi della festa, insomma, della manifestazione.